Ben ritrovati in studio con la pagina sportiva. Il nostro direttore Matteo Inzaghi ha scambiato quattro chiacchiere con Maruska Bertoli, fresca di trionfo ai campionati mondiali di sollevamento pesi. Ascoltiamola. Una vera forza della natura, Maruska Bertoli, campionessa nello sport e in una vita disciplinata che non rinuncia ai piaceri più genuini, a una fetta di torta, alla compagnia degli amici. Nei giorni scorsi Maruska si è aggiudicata i campionati mondiali IPF Master, un grande risultato, un motivo di vanto che si aggiunge al suo lungo elenco di precedenti vittorie. Ho appena vinto gli europei a marzo, sempre M1, categoria meno 52. Sì. Ho gareggiato per altre federazioni, vincendo mondiali europei. Questo, diciamo che l'IPF è una delle più importanti società. Diciamo, il powerlifting, l'IPF è molto conosciuto. Di quanto peso stiamo parlando? Allora, 137,5 di squat, 82,5 di panca e 162,5 di stacco. Il percorso agonistico di Maruska comincia 9 anni fa su incoraggiamento di Claudio Valente, titolare del club azzurro di Gazzada, dove l'atleta continua ad allenarsi con costanza e sacrificio. Una scelta di vita tutt'altro che semplice, ma anzi faticosa, mantenuta ad alti livelli grazie alla passione e alla capacità di rispondere al peso della quotidianità con la sua arma più forte, il sorriso. Immagino che sia una vita comunque di disciplina, di fatica. Sì. Sì, perché vabbè, devi comunque restare in categoria di peso, io comunque sia non è la mia professione, ma io faccio altro, quindi vado a lavorare e finendo la sera vengo qua e fino alle 9 di sera sono qua ad allenarmi. È una vita di sacrifici, però è passione. E quindi. E un obiettivo, cioè hai già vinto tanto, ma un traguardo che ancora non ti sei conquistata? Beh, diciamo che potrei gareggiare negli Open, che sono molto più forti, sicuramente. Gareggiare in quella categoria sarebbe il top. L'ultima domanda te la faccio sulle abitudini, l'alimentazione. Io adoro i dolci, quindi sgarro. Ovvio, quando sono in preparazione cerco sempre di restare un attimino in lì, specialmente in previsione di gare importanti. Però si può fare una vita benissimo, ovvio, di certo non puoi bere dal venerdì alla domenica, però se c'è da bere il bicchiere di vino si beve, cioè è quello, non è che una restrizione. Bisogna prenderla col sorriso, che si affronta un po' meglio. E ora la pallavolo, la UIBA Volley è già al completo. Sono state scelte le farfalle che scenderanno in campo per la prossima stagione. Una squadra tra continuità e rivoluzione. È già tutto pronto, la UIBA della prossima stagione ha messo tutti i tasselli al posto giusto. Stefano Lavarini, al debutto sulla panchina della UIBA, potrà riavviare la macchina biancorossa a partire dall'ossatura forte che quest'anno ha fruttato la vittoria europea in Coppa CEV. Pronte quindi i blocchi di partenza ci saranno ancora Gennari, Orro, Leonardi, Bonifacio, Erbos, Berti e Cumino. La metà esatta per dare continuità e l'altra per provare ad avere qualcosa in più che è mancato soprattutto in campionato. La più attesa di tutte sarà senza ombra di dubbio Karsta Lowe. L'americana torna al Palayamai 3 anni dopo la sua prima apparizione con le farfalle. Sarà l'opposto che mancava che potrà dare qualcosa in più al bottino di punti giornaliero. I muscoli non saranno però solamente i suoi. Quelli di Elblira Beach e Francesca Villani hanno i numeri per costruire un reparto d'attacco rivelazione del campionato. L'azzurra si sta già preparando in queste ultime uscite estive con la nazionale, mentre l'albanese sa perfettamente come si vince dopo essersi intascata la Champions League insieme alla Igor Novara. Parla di nuovo americano all'ultimo posto per i centrali. Alec Washington ha brillato a Brescia nell'ultimo campionato. Fisico possente e prospettiva importante, andrà a giocarsi il posto proprio con Beatrice Berti, che ha sofferto parecchio, un girone di ritorno in mezzo ai problemi fisici. L'ultima arrivata si porta invece la bandiera cinese. Il secondo libero a disposizione di Lavarini sarà Wang Ximin, giocatrice che arriva dal beach volley e che si inserisce in un quadro ben preciso, quello del presidente Pirola, di trovare amicizie importanti verso Oriente. Manca tanto, tantissimo, ma il progetto UIBA 2019-20 è già avviato. Anche con la pagina sportiva abbiamo dunque terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Rete 55. Grazie, arrivederci.